Vaccini sì o vaccini no? In Italia la polemica è in furia, con 12 vaccini resi obbligatori per i bambini e alcuni genitori e medici che invece sono contrari, ritenendoli inutili o addirittura dannosi. Le credenze sono tante, dal fatto che causino autismo all'idea che chi sviluppa la malattia poi sia più forte, fino alla convinzione che i vaccini siano fatti per favorire le multinazionali del farmaco. Prima l'obbligo era per solo 4 vaccini. Come al solito, il territorio migliore di questa propaganda è Internet. Molte le iniziative nate sulla rete contro i vaccini e in nome della libertà di scelta. L'Italia è l'unico paese che ne prevede così tanti in Europa. Impone ai bambini da 0 a 6 anni di essere vaccinati contro 12 malattie per potersi iscrivere al nido e alla materna. Il paese nel 2014 era stato scelto per guidare fino al 2019 le strategie e le campagne vaccinali nel mondo. Roma ha scelto dunque la strada dell'obbligatorietà. C'è chi invece all'obbligo preferisce la raccomandazione e chi ancora, come la Germania, ha adottato, unica in Europa, una via intermedia, nessun obbligo, ma necessità di un certificato per l'iscrizione a scuola. Berlino sta però affrontando in questi mesi un problema con un'epidemia di morbillo. In una quindicina di paesi europei, soprattutto a est, la vaccinazione non è obbligatoria. Come spesso accade, l'Unione Europea procede dunque in ordine sparso e questa difformità genera problemi. È il caso della Romania, uno dei paesi più liberali al riguardo. I casi di morbillo nel 2017 hanno subito un'impennata. Da gennaio 2016 a marzo 2017 si sono registrati 3.800 contagi, il numero più alto in Europa. Nel 2015 i casi erano stati solo 7, senza vittime. Quest'anno i morti sono stati 17.